Allora, questo è realizzato su più o meno 25 ore. È un po' arte Atene, greca, diciamo così. Poi invece c'è questo. Questo, se vediamo i particolari, ringhiere, balconi, eccetera, eccetera. Qua dentro c'è la stanza da pranzo, con tutti i particolari. Qua più o meno 35 ore. Questa invece, mo la cascata non funziona, però c'è la cascata pure. Questo è tipo come si dice, campagna, cosa. Serie di particolari, guarda, pala, scope, eccetera, eccetera, no? Quello è bello vedere i particolari, che tutto funziona, le porte si aprono, si chiudono, guarda, tutti i dettagli. Da quanto tempo, zio Mario, fai questi lavori? È una vita da piccolo, è una mia piccola passione. Utilizzi materiale povero? Infine. Sì, materiali poveri, cartone, polistirolo, polistirene, compensato, cassette, come si vede questa qua. Questa è una cassetta di arance, se la guardate bene. Guarda in fondo, si vedono le casette, guarda. Tutto realizzato a mano. Ecco, zio Mario, ma ci sono ancora appassionati che amano, sì, questo tipo di presepe? Ci sono ancora appassionati, ce ne sono pure un paio qua. È una passione. È un tempo, quando uno ha tempo a disposizione, è passione. Allora, per esempio, inizi a realizzare quando un paio di mesi prima, inizi a pensare? No, io...